Ieri pomeriggio il consigliere comunale, capogruppo PDL, Alessio Grillini, ha avuto un incidente in bicicletta con un extracomunitario. Le sue condizioni non sono assolutamente gravi e ci ha raccontato com'è andata la spiacevole vicenda, parlando anche di una forte necessità di integrazione e di adeguamento di tutti i residenti faentini alle regole del vivere comune e della buona cittadinanza. Ieri proprio in zona ospedale Corso Mazzini un piccolo incidente. Sì, purtroppo sono Zai, stavo percorrendo Corso Mazzini in bicicletta e all'improvviso è uscito un cittadino extracomunitario da una stradina latera e mi ha centrato in pieno, quindi sfortuna ha voluto, fortuna che fossi proprio di fronte all'ospedale in Corso Mazzini. È andato tutto bene perché si pensava a un'emorragia interna, eccetera, che non riuscivo a alzarmi, ero atterrato e tutto, ma per fortuna le cose sono andate al meglio, direi che sto abbastanza bene, a parte le contusioni e le ammaccature. Devo dire, faccio un complimento sia al pronto intervento, ai soccorsi, che alla Polizia Municipale, subito sul posto, competenti, bravi e precisi. E il cittadino extracomunitario. Ovviamente ci sarebbe presupposti anche per una denuncia, ma non intendo farla perché si vedeva che cioè, veramente sembrava l'uomo dell'Ottocento messo dentro al 2013, aveva gli occhi spaventati, cioè, sicuramente ha fatto qualcosa che non doveva fare e spesso e volentieri sentiamo di questi episodi proprio generati da cittadini extracomunitari. Ma si vedeva proprio che era un difetto di cultura, cioè non guardare la strada, attraversare così alla spera in Dio. Non me la sento di accanirmi contro una persona che comunque vedevo che non ha fatto assolutamente intenzionalmente, per quanto una cosa gravissima, e voglio dire, è andata bene. Adesso sorrido perché da come siamo, diciamo, sistemate le cose inizialmente va tutto bene adesso direi, quindi sono contento di poterla raccontare così. Un po' di paura, ma pensa che sia stato dovuto al fatto che il cittadino era extracomunitario o in generale è stata una sfortuna? No, no, assolutamente, anzi col cittadino, cioè io alla fine venuto anche a vedere come sta in ospedale, gli ho stretto la mano, gli ho detto non ti preoccupare, non voglio procedere, anche se come dicevo ci sono i presupposti. Io credo che da qui nasca uno spunto interessante di riflessione per chi parla di integrazione, perché io ho visto veramente una persona che non voleva farlo, che però ha fatto una cosa gravissima che poteva generare anche danni più gravi e spesso e volentieri ce ne sono. Allora, chi parla di integrazione, perché non aiuta queste persone veramente a imparare anche a girare per strada, a capire come funzionano le cose? Perché proprio lì c'era una carenza di fondo, quindi io non lo sto colpevolizzando, c'è una carenza di fondo culturale che secondo me va colmata, partendo da queste cose, cerchiamo di aiutare questa gente a integrarsi così, perché quante persone troviamo per strada investita, che si fa male o che viene presa sotto da una macchina, eccetera. Quindi secondo me va corretto questo difetto culturale, vanno aiutati, in questo senso sì, non dico mai vanno aiutati i cittadini di questa comunità per tante cose, da questo punto di vista credo di sì, anzi se c'è bisogno da parte mia a livello politico l'impegno glielo metto, perché credo che, visto che tanti sono gli incidenti e uno è coinvolto, diciamo, in prima persona, credo che si debba partire da questo. Infatti è un po' strano sentir parlare lei di aiuti e integrazione così in maniera forte. No, infatti ha fatto anche un po' sorridere tanti che proprio io che insomma certe volte punto il dito contro certe situazioni legate ai cittadini extracomunitari sia stato investito, ma io non sono una persona razzista, anzi credo che chi lavora, suda e vuole rimanere nel nostro territorio debba avere la possibilità di farlo. Ovvio che invece chi rimane qui per altre finalità deve assolutamente essere punito, perseguito e mandato via con il pugno più ferreo che possa esistere. Questo è il caso di una persona che comunque io, anche senza lavoro, senza assicurazione, mi dispiace aver visto proprio i suoi occhi spaventati. Credo che per quanto folle sia stato quello che ha fatto, perché è arrivato, ha tagliato la strada senza guardare, uscendo da dietro un camion, quindi vabbè, roba che se c'era una macchina era lui quello che forse è in ospedale, che forse non c'era più. Però ecco, a prescindere da questo, io credo che, visto che queste persone ci sono e quelli che dimostrano di volersi integrare e far bene, perché non partire da questo? No? Si parla tanto di integrazione, c'è gente che fa dell'integrazione il suo cavallo di battaglia, partiamo da queste cose, cioè, insegniamogli
Che cosa succede qui? Come si gira? Anche le regole della strada, percorrere anche semplicemente la strada in bicicletta, per noi sembra naturale, ma quante volte vediamo loro che ciondolano, dondolano, magari chi è nero di colore gira tutto vestito di nero di notte, cioè, cioè robe assurde. L'ABC, però, partendo dall'ABC, perché poi alla fine, anche oggi il giornale, oltre che del mio episodio, era pieno di episodi analoghi, no? Biciclette travolte, eccetera. Spesso e volentieri non sono italiani, italiani per carità ci sono, ma qui quando sono cittadini estremamente comunitari credo che sia un difetto culturale che si possa rimediare, anzi si possano aiutare, no? Francesca Diletta per Faenza Web TV.